Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere la cattura di qualche polpo, di un sarago e di una triglia. Questo primo polpo l'ho trovato completamente fuori dalla tana e mentre mi stavo avvicinando per catturarlo è entrato all'interno della tana e si è coperto con questo sasso. Stiamo parlando di polpi di belle dimensioni. Di questo periodo, nei periodi di aprile e maggio, i polpi sono piuttosto grossi e dobbiamo stare molto attenti a riconoscere polpi con le uova e polpi senza uova. In questo caso sono completamente sicuro che questo polpo non abbia le uova perché l'ho trovato all'esterno della propria tana e si è intanato proprio poco prima che io arrivassi nei dintorni per catturarlo. Quest'altro polpo invece è stato trovato all'interno della propria tana, quindi siamo scesi giù per controllare la tana e la tana sembrava praticamente vuota se non che con la torcia sul fondo della tana abbiamo notato questo polpone che praticamente quando sono in questo atteggiamento, ovvero spiaccicati in fondo alla tana, hanno le uova. Quindi lo abbiamo lasciato stare e non lo abbiamo catturato, dato che la cattura di un polpo con le uova è una cattura, diciamo, inutile, perché rovini soltanto il mare, dato che togli un polpo per 50 in realtà, magari anche di più, di polpi che potrebbe in realtà fare. Quindi è una cattura sprecata. Catturare un polpo con le uova è da bestie, perché non si fa, punto, basta, non c'è niente da dire. Questa è la cattura di un sarago invece all'interno della tana, in acqua molto molto bassa. Questo è un altro polpo con le uova, infatti come vedete scendo giù senza niente. Solo per fargli il video. E il polpo infatti si trova all'interno della propria tana, spiaccicato completamente sulla parete destra, proteggendo le proprie uova. Quindi naturalmente lo abbiamo lasciato stare e non lo abbiamo assolutamente catturato. Come potete vedere sono tutti polpi di dimensioni piuttosto esigue. Quando proprio sono in questo atteggiamento qua hanno le uova al 100%, quindi ormai è anche inutile cercare polpi fuori dalle tane in questo periodo, ma è giusto trovarli solo fuori. Anche questo polpo era esterno alla tana completamente, come sono andato giù il polpo è entrato all'interno della tana, quindi ho preso il gancio e sono andato per catturarlo. Purtroppo qua la telecamera si è spenta e non mi ha dato la possibilità di far vedere la cattura di questo bellissimo esemplare. Ragazzi, per questo video è tutto, io spero di avervi fatto capire che i polpi con le uova vanno lasciati stare, è una cattura inutile e soprattutto è un dispiacere e un disprezzo fatto al mare. Ragazzi, buon mare, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.